even get to God. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo secondo video di Grand Theft Auto 5. Non come promesso la scorsa volta, non... Dove sei tu? Ecco, scusate, mi è disturbato il video. Vi dicevo, non come la scorsa volta vi ho detto andiamo a distruggere il treno, a fermare il treno. Questa volta andremo in teoria in una base militare, se riusciamo ad arrivarci. Ma a riprendere un carro armato con il quale poi andremo a distruggere il treno. Perciò la prima missione è andare nella base militare o in una prigione. Poi eventualmente andremo anche in qualche prigione, magari non in questo video ma nei prossimi video. Già attivato mod e quant'altro, perciò già tutto pronto, tranne diciamo i proiettili ce li abbiamo ancora normali. Siamo con Franklin, anche se dovremmo andare con Trevor, se devo dirla tutta, perché perché insomma, data la situazione, sarebbe meglio arrivarci con Trevor. Dai, rompi e scatto e fin da subito. Io ho questo rompere un po' e scatto e tacchete. Dovrebbe essere qui in zona, da quanto mi ha detto un fans che ha commentato la scorsa volta in un video, dicendomi: Marco, guarda che potresti andare a prendere un carro armato alla prigione militare attivando tutte le mode e quant'altro. Io ho detto perché no, non andare a fare un po' di macello. Ovviamente con l'auto della police. Bestia. Non vado a minuti ragazzi, il video quanto viene non mi interessa. Voglio prendere quel carro armato, casomai avesse proprio ci metto tanto, sospendo il video se magari arrivano tante persone da far fuori o diciamo mi è impossibilitato prendere il carro armato. Speriamo di poterlo prendere senza che me lo distruggano loro prima o che arrivino magari prima loro con i carri armati. Questa persona chi? Shit chi? Adesso cagadoccio adesso cosa femo? Adesso shit chi? Aspetta ancora grande son. Guarda, te dago anche una... Ah no, non riesco. Sennò te buttavo anche in giù per l'acqua, giusto perché... Oh, arriva già i militari. Questo siamo messi qua. Scusami un attimo. Ok, no, giusto per fare le cose un po' di sorpresa, perché sennò... sì, mi ci venisti dosso. Dai, wanted down. Che mi vuoi fare? Robette fatte bene. Voglio arrivare nella base. Zitto. Cacchio. Sì, già sparano. Ah, forse perché siamo già tipo nella base. È questa qua. A quanto pare. No. Ops. Poi questo tempo da pioggia, no, fa proprio. Dove sarà mai il carro armato qua in sta base qua? Guarda che c'è. Mamma mia. Sarebbe da. Peccato che nelle mode non c'è un bel camion da sfondare ogni singola cosa. Siccome dovremmo essere immortali, ragazzi. Io direi di iniziare. No, ho sbagliato.
Ancora, voglio la bomba di giro, perché quando vedo una cosa tipo di carburante così, mi viene un che de... Là. Tipo allontanarci un pochettino. Giusto della serie non sono stato io. Dovrebbe essere saltata. Sì, dovrebbe esserci tipo un fuocherello o qualcosa. Cerchiamo un'entrata, guarda tutti gli alloggi. Chissà perché, ma prevedo una strage. Qui ci sono delle entrate secondarie. Silos. Mu, beh, qua che c'è animai tutta fattoria. Aspetta, perché uno non potrebbe neanche tanto presentarsi magari con un veicolo così distrutto, almeno un veicolo un po' più sano, insomma, avete capito? Ah, pure i depuratori per l'acqua, tutto quanto. Troveremo un'entrata, ragazzi, la troveremo. Qui abbiamo cisterne, qui... Là. Giusto per già causare qualche mal di scompenso o qualcosa, no? Avete capito? Per insaporire un po' il tutto. Avete visto, no? Quel bloom, l'esplosione. Qua non c'è nessuno. 3, 2, 1, scateniamo l'inferno. Ah beh, iniziamo adesso. E questi allarmi cosa sono? Là, scendete. No, che ragazzi, se io mi munisco di un qualcosa di più grossolano. Là, mamma mia, che bombe che... Bestia, ma cosa sta arrivando? Eh sì, già col carro armato, lo dovevo prendere io. No ragazzi, se iniziano così anch'io mi devo equipaggiare. Fire ammo, esplosive ammo. Eh sì. Se vogliono giocare duro, gioco duro anch'io. Bestia. Oh ma era duro da... Ma quanti sono? Un altro carro armato. Questo ragazzi, questa non è un'esercitazione, sì che lo è. Aerei. Vediamo quanti danni riesco a causarli. Ops. Qualcuno... Oh, che danni! Sarebbe bello mettessero i prezzi di danni causati. Tipo più danni fai, più soldi ti danno. Una roba del genere. Qualcuno sta facendo tabula rasa nella base, a quanto pare, eh? Tutti si stanno cagando sotto. Dove sono? Che non vedo nessuno. Sì, è che ho una pistolina.
Poi questa pioggia, ragazzi, crea un... Sì, ma si ricostruiscono. Da dove vengono? Io voglio sapere da dove vengono fuori sti carri armati, perché vogliono, voglio prenderne uno. Ma mi sa che si spawnano così un po' alla cazzo, diciamo. Toglietevi. Ma c'è poca gente, pensavo ci fosse più un macello. Si vede che ci stanno già tutti cagando sotto. Da, tirato giù anche il lampione. Non avete mai combattuto con un nemico così forte. Che colpo! Fine, dobbiamo trovare i... Torri di... arrivano i rinforzi della polizia adesso. Qua sono le auto Che colpi di arma da fuoco, ragazzi. No, carri armati, dove sono? Un camion. Ok, stop the vehicle, mi sono fermato, ma datemi un attimo che carro armato, mi hai distrutto il mio bastardo. Fammi salire. No, sta andando a fuoco. È andato. Oh, ce n'è un altro. Riusciremo a salire? Fammi salire. Sì, ragazzi, sì. Sì, oh yeah. Mo comando io. Fire. Oh! Tirate via te! Devo passare! Passo prima me! Via! Scusate ragazzi che lo fisso prima che vada. Ecco qua, fissato! Via! Via qua! Via che passo! Oh yes! Missione per ora! Mezza compiuta. Ora dobbiamo giusto... Scusate che vi tolgo la visuale. Che pochi che sono. Mamma. E la V? Ah, direttamente dal cannone. Oh, buongiorno, cosa vuole? Stia, ha tirato una laggata. Così mi like, pompieri. Bastardi, siete vicini. Userò la forza bruta e l'intelligenza per farvi fuori. Oh là là, cosa abbiamo? Lotta tra carri armati qua. Dura con gli elicotteri.
Ma sì, bello è che si ostinano anche a sperano di... il camion che volevo prima. Aspetta, è più bella la visuale. Ok, questa qua. Si vede proprio il cannone che scannona proprio. Godo. Mamma mia. Carro. Ah, ok. Mamma mia, che avete visto, ragazzi? Ci sono prima aperte le portiere e poi il resto. Missione: evadere dalla prigione. Uè, buongiorno. Mamma che macello. Dove diavolo sto andando? E là là. Quando si dice raduno, forse ho trovato il deposito di carro armato, ragazzi. Sono tutti qua. E adesso gironzoliamo un attimino per la prigione, giusto per, eh. Ah no, ma staremo anche andando via. Ah, ma uno entra così in prigione, cioè scusate, base militare. Quanti veicoli della gente che comanda. Là. C'era lo stop, non l'hai rispettato. Tutti che suona. Dove sei ieri qua? Oh, si tampona la gente così, sta maniera qua. Mori. Mamma mia. Oh, chi è che ha tirato sto? Ah, volete far sfida? Che bestia che tira. Siete sicuri? Beh, erano sicuri. Dobbiamo uscire, ragazzi, da qua. Occhio qua. È il gradino. Dove si esce? Beh, ehi, chi c'è? Oh, siete qua. In due anche. Oh, mi sei gabbaga. C'era quello della reception che... Ops. Mi si è bugato il tutto. Dai, togliti. Oh. Via da qua, via, via, via. No, siamo storti. Basta, andai via. Cosa seguo io da me? Un altro, da dove sei tu stato fuori?
Anche contro mi vieni. Che maledetto. Ops, sta andando a fuoco. Forse devo fixarlo. Vehicle, fix. Beh ragazzi, più di fixarlo. Beh, si spegnerà prima o dopo. La che giro. Usciremo da qui? Sì. Mi sono aperto un varco, ragazzi, per l'uscita. Libertà, libertà. Che colpo. Sì, proprio qua te dovevi cascare. Guardate come il cannone indietreggia. Blum. Bellissimo. Sì, beh. Oh, dove mi trovo? Oh. Questo lo parcheggio in garage. Cioè la polizia pensa di fermare un carro armato, ragazzi. Vi rendete conto? Riusciremo a arrivare in città? Povera. Se finisce fuori in acqua, fa colpa degli elicotteri, guarda. Corri, corri, corri. Cioè questo sarebbe un posto di blocco. Oh, ma un po' di tranquillità si può avere. Uno non può andare in giro in carro armato tranquillo, scusatemi. Uno non può avere un mezzo di trasporto proprio. Oh, l'avevo anche be... Ehi, che roba è? Troppo bello far fuori gli elicotteri col carro. Allora, fammi vedere dove potrei passare. Buongiorno. Elicotteri, sento ancora un bisbiglio. Guarda. Se da ehi là là. Ops. Dai, state buoni. Mai mettersi davanti un carro armato che ti serva da lezione. Mai rompergli le... Maledetti. Niente a macchina prossimo. Dove sei?
Oh yeah. Mi scuse. Mi scuse. Vabbè dai, vi faccio la macchina anche decappottabile, cosa volete di più? Oh, muoia a rompere. Io dico che è buono, ma dopo. Ops, un cartello. Cioè, momenti demolisco un edificio, non. Là. Dove c'è? Chi c'è che spara? Chi? Cosa? Dove c'è l'elicottero qua? Dove? Mi sembrava pure di andare a cascare in acqua, ragazzi. Bellissimi posti di blocco della polizia. Imparate, ragazzi, da loro che siete sicuri di bloccare qualcuno. Gli è piaciuta la finta per girarsi? E gli elicotteri giù. Dove? Come diamine so. E oh. Cosa succede? Oh, se aveva bagaglio sicuramente qualcosa. Guardate, fix al veicolo nel caso ci fosse leggermente danneggiato o altro. Togliti. Oh, la città. Giusto per i turisti, ragazzi, per mostrare loro come è fatto un carro armato, dato che forse qualcuno. Oh, sto elicottero mi ha rotto. Mamma, dove sei tu? Via. Dove sei? Si è vista brutta sto giro. E stavolta era l'avvertimento di prima. Iga continua a seguirmi. Buongiorno signore, conviene correre. Via, via che va a passare. Come ci si apre la oh, sto elicottero mega. Tu il panino la prossima volta lo fai meglio. Mi scusi signora. Dai, cavate. Sì, fermarsi sempre in mezzo a strada. Siga de manco. Ah, era il paninaro che mi ha fatto il panico. Poco ketchup, mai detto. Stava qua. Chi c'è che spara? Oh, ma voi i miei fans con l'adrio che mi segue? Pardon, ho inserito l'elettromarcia per sbaglio. Pensavo arrivassero anche i carri armati tipo della base, ma vedo che qua non arrivano. Sti elicotteri veramente prima o dopo fanno una brutta fine. Anzi, mi sa prima che dopo. Che ne è un altro che gira qua. Che ti serva da avvertimento. Oh, grazie alla macchina della polizia sono riuscito ad aumentare l'elevazione, diciamo, riusciamo a nasconderci col carro armato, ragazzi? Oppure no? Ma cosa effetto? Senti che fracasso della mira. Oh, adesso mi sono rotto. Morì tutti.
Fuggili. Bestia. Cosa c'è qua? Ma ah, una scorciatoia. Buongiorno. Oh my god, un carro armato. Non ho mai visto un carro armato per strada. Ah no? Beh, lei sì. L'ultima cosa che ha visto un carro armato. Che bella cosa, ragazzi. Deve sorpassi a destra. Ciappa qua. Non si taglia la strada un carro armato e non ci si mette davanti. Mamma mia. Ragazzi, azzeriamo il livello di sospetto. Occhio adesso. Oh. Sì, vieni addosso. Oh, finalmente un po' di pace. Io direi di metterlo magari dentro un garage. Perché no? Visto che abbiamo anche tutti i soldi che vogliamo, perché non andare a comprare anche tutte le cose? Ma questo lo faremo magari in un prossimo video, dato che oggi l'obiettivo era prendere un carro armato e far capire chi che comanda. Penso che Gabby anche capio. Bene, perciò direi che anche per questo video è tutto. Prossimo video andremo... Occhio, qua la gente passa a destra e a sinistra. Prossimo video, ragazzi, andremo a comprare magari un posto dove posizionare il nostro carro armato. Magari vado a procurarmene un altro, giusto per, metti caso che si rompa quant'altro, non restar senza. E poi andiamo a vedere se riusciamo a far fuori il treno o vedere, diciamo, un po' di far casino. A posto, vabbè, niente, ho aiutato la polizia, hai dato occhio, non si passa su dove che non esiste. Vabbè ragazzi, niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Se avete nuove idee per far casino, fatemi sapere. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.